Non sono venuto qui per fare l'esame a nessuno, né per mostrare quello che sapete o quello che non sapete. È chiaro che se uno legge o non legge, se legge di più o se legge di meno, il merito o il demerito non è suo. Come voi sapete, il libro è uno svago, è un divertimento, ma non è soltanto uno svago, un divertimento. Il libro, attraverso il libro si può sapere tutto, si può conoscere tutto. Che cos'è l'Italia veramente? Che cos'è la nostra nazione? Che cos'è il mondo? Attraverso i libri si può sapere. Si dice che uno che legge, un uomo che legge ne vale due. E questo è vero, è vero, è verissimo. Il 54 sarà in Italia l'anno della televisione su scala nazionale. Una telecamera trasmette ai ricevitori la nuova stazione romana che il cardinale Micara benedice e che il sindaco saluta a nome della cittadinanza. I discorsi ormai da cose udite diventano cose viste. La radio italiana è da oggi radio televisione. Quando la TV apparve ufficialmente in Italia il 3 gennaio del 1954 era pura stupefazione. Un mondo nuovo si dischiudeva, sia pure in bianco nero, e per la prima volta si poteva vivere in diretta una sorta di miracolo. Per conoscere il mondo non era più necessario muoversi, spostarsi, bastava aprire un'inconsueta finestra, il televisore, perché il mondo entrasse in casa. Questo è il primo salto culturale della TV, è la cultura che è dentro il televisore. È difficile immaginare l'impatto che la televisione ha per gli italiani degli anni 50, in quell'Italia del dopoguerra, in cui pochi sono coloro che hanno la possibilità di viaggiare, di vedere il mondo. La televisione rappresenta una rivoluzione senza precedenti. Il tubo catodico irradia conoscenza nei salotti degli italiani, che si preparano, comodamente seduti in poltrona, ad abbeverarsi a questa nuova fonte. La RAI, la televisione di Stato, sente fortemente il dovere di proporre ai neonati telespettatori una programmazione all'altezza delle proprie responsabilità. La maggiore benemerenza della RAI è di avere coltivato e perseguito con risultati eccezionali una missione più che educatrice, direi addirittura pedagogica, in una Italia che usciva dalla Seconda Guerra Mondiale in condizioni culturali disastrose sul piano di massa. Gli italiani avevano sofferto dalla guerra, ma non sapevano che cosa fosse. Grazie alla televisione cominciarono a capire che guerra avevano vissuto, non che guerra avevano sofferto. Quella lo sapevano, l'avevano sofferto sulla loro pelle, ma che guerra avevano vissuto. Attraverso la televisione gli italiani imparano a conoscere anche se stessi, il paese che abitano e che non molti hanno avuto la possibilità di vedere dal vivo. Ma non solo. Il mondo intero diventa magicamente a portata di mano, dall'estremo oriente fino alle grandi metropoli americane. Grazie alla televisione videro per la prima volta i grattacieli, videro per la prima volta il deserto dell'Arizona, scoprirono praticamente il mondo. Una delle più grandi preoccupazioni dei primi dirigenti fu quella di usare la TV come mezzo di promozione. Nelle loro intenzioni avrebbe dovuto sostituire, almeno in parte, i libri scolastici, le letture obbligatorie. La RAI arriva addirittura ad affiancare la scuola nel suo compito primario, l'alfabetizzazione. Il Ministero della Pubblica Istruzione e la RAI, Radio Televisione Italiana, presentano Non è mai troppo tardi,
corso di istruzione popolare per adulti analfabeti. Con Non è mai troppo tardi, il maestro Manzi trasforma ogni casa in un'aula scolastica. Lo asino, vi ricordate? Cosa abbiamo fatto? Abbiamo tolto la O dell'articolo lo e abbiamo unito tutti insieme dicendo l'asino. Inoltre, la televisione delle origini svolge un ruolo ancora più importante, quello di dare una lingua agli italiani. C'era. Ecco, lì la televisione insegnò agli italiani a parlare italiano, cioè ad avere una pronuncia italiana media tipica della RAI, che è quella che io sto usando in questo momento e che è un fattore unificatore in un paese che era profondamente diviso da tante ragioni, tra le quali i dialetti. Praticamente allora, nel 55, il 50% degli italiani non sapevano né leggere né scrivere. Quindi la televisione debuttò allora con una televisione educativa. Nei primi anni di vita, il palinsesto del programma nazionale, come viene chiamata l'unica rete televisiva esistente, dà ampio spazio a programmi che oggi definiremmo culturali. Signore, lo lasci andare, per carità, lo lasci andare. Io non so con qual coraggio abbia potuto presentarsi qui. I cardinali sono nell'ordine dalla destra il cardinale Tisserand, Micara, Pizzardo, Aloisi Masella, Piazza e Fumasoni Biondi. La prossima esecuzione comprende due brani di Mendelssohn, Il notturno e Lo scherzo. Concerti, opere teatrali e sceneggiati tratti dai grandi romanzi della letteratura mondiale vengono trasmessi in gran numero. La televisione non si occupa di cultura soltanto trasmettendo le opere che i telespettatori non hanno la possibilità di vedere dal vivo o raccontando loro i romanzi che altrimenti mai leggerebbero. La RAI realizza programmi che hanno lo scopo specifico di istruire il pubblico, programmi in cui la cultura diviene la protagonista dichiarata. Il Colosseo, scusateci se preferiamo chiamarlo così piuttosto che con il suo nome dotto di Anfiteatro Flavio, è uno di quei rari monumenti che vive insieme nella storia dell'arte, del costume, della religione, nella leggenda, nel mito popolare e perfino nelle invenzioni erudite. Musica, arte, letteratura, il mondo accademico si impossessa del piccolo schermo con una nobile missione da compiere: educare, acculturare, insegnare. Cari amici, buonasera. Anzitutto un brevissimo sommario dei libri che oggi vi presenteremo. Il primo di questi sarà l'ultimo romanzo di Anna Banti, quello che si intitola Le mosche d'oro, che è uscito un mese e mezzo fa circa. Fin dall'inizio, il libro è sempre stato identificato come l'oggetto che meglio rappresenta il concetto di cultura. Certo, allora non si ponevano questioni di linguaggio televisivo, ci si rivolgeva principalmente agli addetti ai lavori e questo ha certo contribuito a scavare un solco tra il pubblico generalista della televisione e il libro. Con questo libro Anna Banti si è impegnata in una sorta di scommessa, una prova di forza con la sua vocazione. L'intellettuale che va in televisione ritiene che quello che dirà in televisione sarà innanzitutto giudicato da quel gran serraglio, piccolo serraglio che è l'ambiente culturale nel quale l'intellettuale in questione vive e lavora, e quindi misura le parole, misura il linguaggio, ha mille pudori, si sente in colpa perché è in televisione, perché ritiene che il suo pubblico sia il pubblico che frequenta tutti i giorni da quando è iniziata quantomeno la sua carriera scolastica. E questo è un pregiudizio, un errore autopercettivo che fa poco onore all'intellettuale in quanto tale, che invece dovrebbe lavorare sul ragionevole sregolamento dei sensi e quindi della percezione. Libri per tutti, del 1962, è un distillato di cultura letteraria. I temi e gli ospiti sono degni di un convegno universitario. Senti, dunque parliamo un pochettino di questa Akutagawa. Esatto. Un nome difficilissimo, insomma, alla fine riusciamo a pronunciare.
La Kutagawa, se non erro, una specie di pavese è stato chiamato giapponese, no? Anche per certe analogie biografiche. Sì, capisci, le analogie che sono state fatte a proposito di questo autore giapponese sono molte e relative a vari periodi della letteratura, della cultura occidentale e quindi a vari autori anche, da Swift a Voltaire, a Gogol e a Kafka anche. Se il telespettatore medio non ha gli strumenti per godere di uno spettacolo tanto edificante, non è certo colpa di questi esimi bibliofili che si impegnano come possono per istruire il pubblico televisivo. Spesso ci si chiede come mai i pur volenterosi intellettuali che nei primi anni della televisione italiana affrontano il mezzo dimostrano una così scarsa dimestichezza con la televisione, con i suoi linguaggi. Possiamo azzardare alcune risposte. La prima è che indubbiamente avevano come modello il modello radiofonico, basato soprattutto sulla pagina scritta. Un secondo motivo è sicuramente la scarsa confidenza con il mezzo, anche perché non lo conoscevano, non sapevano come si sta davanti a una telecamera, non avevano mai avuto degli esempi. Questo libro dell'amico Amerighi, del quale tante volte si parlò prima che lui lo scrivesse, è un libro che mi pare riassunto tutto in questa frase di pagina 10 a proposito di Firenze, dello spirito di Firenze. Dice: collettiva civiltà e singolare genialità che furono ispirate da un solo grande impegno, un solo grande e irraggiungibile Dio. Si dice, parlavano come libri stampati. Certo, parlavano come libri stampati perché faticavano a tradurre la pagina scritta in linguaggio televisivo. La più alta vetta raggiunta dalla cultura letteraria in televisione è forse rappresentata da L'Approdo. L'Approdo presentava in forma dialogata, cioè verbale, quello che era, poteva essere un saggio scritto per una rivista letteraria. Non c'era nessuno sforzo di adeguamento al mezzo televisivo, né nella raffigurazione, né nei ritmi e nei tempi. La testata dell'Approdo, che appare stasera per la prima volta sugli schermi televisivi, è ormai un'antica e vorrei dire gloriosa testata di rivista letteraria. Il programma televisivo del 1963, curato da Leone Piccioni, discende in linea diretta da una trasmissione radiofonica e una rivista letteraria, dalle quali eredita non solo la venerazione per la parola scritta, ma anche il linguaggio e lo stile. Noi che scendiamo tra i guanti, che sono gonfi, che galleggiano, e oh, elle moi, trente vantose. E noi che con pudore scendiamo per vederla nuda, la fredda primavera, il freddo inverno, tra le corna di bufalo e le zampe di elce. Bisogna intendersi cos'è cultura. La cultura non è soltanto L'Approdo. La cultura è tutto il resto. Sono il teatro, la grande musica. Per quel che riguarda questa piccola parte, L'Approdo e programmi, era la meno interessante per la radio. Buonanotte, cari amici dell'Approdo. Arrivederci alla prossima settimana. Stesso giorno, stessa ora. E come sempre, una buona domenica. L'Approdo è molto interessante per le testimonianze che ci lascia, che adesso possiamo vedere. Ma allora non si era mai preoccupato di conciliare un certo accademismo della pagina scritta con la leggerezza del nuovo mezzo. Anzi, il discorso era proprio quello, cioè la pagina scritta veniva trasposta in televisione. E questo ha indubbiamente creato una certa diffidenza da parte degli spettatori. I programmi che si propongono lo scopo e la missione di portare la cultura alta al cospetto degli italiani hanno però il pregio di averci lasciato frammenti di televisione
senza i quali la storia della RAI sarebbe di sicuro più povera. Questa splendida intervista di Pasolini al poeta americano Ezra Pound è uno di quei momenti. Ecco, le leggo questo verso. Sotto nuvole bianche, cielo di Pisa, da tutta questa bellezza qualcosa deve uscire. Questo sono due versi buoni. Sì, molto buoni. Sono tra i suoi più belli. Ma i versi buoni nella mia roba sono sparsi. Non ho riuscito a metterlo in un cosmo. Invece, lasci dire un lettore che invece è riuscito. Nel mondo culturale ciò che è importante spesso sono le conversazioni colte tra persone che fanno e vivono la cultura, in cui si gioca, si scherza, si ride, si comunica, si mettono in connessione mondi e idee diverse. Ecco, sarebbe molto importante provare a condividere con i telespettatori uno dei modi chiave con cui si fa cultura, in cui il sapere accade, in cui si provano a mettere in connessione idee, insomma, in cui si vive quel senso di stupore, di meraviglia che dovrebbe essere innanzitutto la scoperta culturale. Che questo dialogo tra due grandi intellettuali sia comprensibile al grande pubblico è forse un falso problema. Forse il compito della televisione pubblica è anche quello di parlare a pochi, quando questo merita di essere fatto. Voglio leggere due versi che secondo me riguardano la sua vita, che lei ha scritto nei Canti Pisani, cioè in un momento molto doloroso della, appunto, di questa sua vita. Dumas giovane piange solo perché Dumas giovane ha lacrime. Lei con questo Dumas giovane intendeva pensare a se stesso giovane o no? No, con Dumas giovane non pensavo a me stesso. Anzi, in uno dei Canti Pisani ho scritto tre tardi con la tristezza. Tardi, molto tardi ti ho conosciuto la tristezza. Che però si possa fare cultura in televisione senza risultare incomprensibili ai più, la stessa Rai lo ha già dimostrato pochi anni prima che andasse in onda questa colta conversazione. Sulle rive del Tirreno, tra la Calabria e la Lucania, abbiamo incontrato i primi stabilimenti industriali. Sarà un altro paesaggio, un'altra vita, e sarà soprattutto la scomparsa dell'analfabetismo. Da un'idea di Cesare Zavattini, lo scrittore e regista torinese prende spunto per la sua inchiesta dal titolo Chi legge? Viaggio lungo il Tirreno. Vieni. Questo ragazzo, prima di venire in fabbrica, era analfabeta. Fino a quando? Fino all'età di 18 anni. E adesso quante ne hai? 20. E hai imparato in quanto tempo? È un anno. In un anno hai imparato? E adesso sai leggere e scrivere bene? Sì, sì. E hai letto già qualche... Sì, l'ho letto abbastanza. Che cosa? Parecchi libri, romanzi? Romanzi, libri, parecchi. Qual è il primo libro che hai letto? Il mio prigione di Silvio Pellico. E l'ultimo? Qual è l'ultimo? L'ultimo, Io vivo la mia vita. La domanda cosa legge, rivolta alle persone in cui i soldati si imbatte, è un puro pretesto per un viaggio in Italia, una sorta di grand tour un po' anomalo alla testa di una nutrita troupe televisiva. Sono 8 gustosissime puntate in cui soldati conduce, recita, si agita, si entusiasma, porta lo spettatore nei posti più incredibili, dai luoghi canonici come le tombe di Virgilio e Leopardi, ai penitenziari, alle fabbriche. Ecco, quella è la casa degli antichi baroni di Castrocucco. Della gente è apparsa alle finestre. Vedo 2 bambine, una donna. Ah, che bellezza, com'è bello qui, è una meraviglia. È inutile, più, grazie, grazie, più uno vede e più ha voglia di far vedere anche agli altri. Anzi, mi rincresce di non poter mostrare i colori e far sentire i profumi. Ah. Ah.
posso far sbarcare, posso dare ordine. Ragazzi, sbarcate, sbarcate tutto, tutta la roba. L'obiettivo è quello di scoprire se e cosa leggono gli italiani. Ma questo è soltanto un pretesto. Da grande osservatore e narratore, Mario Soldati non è interessato davvero alle loro letture. A lui interessano proprio gli italiani. Che luce? Niente. Forza elettrica? Niente. 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 Certo, questo... Siamo abbandonati. Abbandonati, ma è un posto solitario, bellissimo. Sarà bellissimo. Questo però, sarà, credo che sia un posto ideale per contemplare, per pensare. Per leggere. Essere uno studioso, un letterato. Ma lei, letterato, ma anche senza insomma, essere letterato. Passiamo il nostro tempo anche, con lei... qualche libro, con qualche rivista. Che cosa, che libri ha? Ma io ho diversi libri, preferisco I Miserabili di Vittor Hugo, Manzoni, insomma così. Manzoni, I Promessi Sposi. I Promessi Sposi. Questo è molto bello. E la Rocca di Castrucucco, che dovevamo vedere, la vecchio castello dei Lavanchi, dov'è? Ah, ecco, venga. Quella finestrina? Sì. In questo meraviglioso viaggio, la cultura non è l'oggetto del racconto, ma la lente attraverso la quale osservare il mondo. Cosa vuole? Vedendo questo castello, quello che mi viene in mente sono quattro versi di un poeta spagnolo, Antonio Machado, che il nostro Giacomo 90 ha rifatto in veneziano. E se io gliele dico in italiano, se le piacciono. Tutto passa e tutto finisce, e anche il nostro è un passare. Passare scrivendo sentieri in mezzo al mare. Dal punto di vista linguistico, in questa inchiesta si sente molto la mano di Soldati. Ci sono inquadrature preziose, ci sono stacchi di montaggio veramente arditi. C'è insomma una cura che fino a quel momento non avevamo visto nella televisione. E la macchina da presa è usata con grande agilità per catturare immagini di questo inedito paesaggio italiano. E allora andiamo a sentire quel signore lassù, guarda pure. Qualcosa devi dire. Lei è stato in una biblioteca pubblica? Sì, a Genova. A Genova, perché sì. È stato in questa biblioteca? Per cercare un libro che poi non ci arrivava a capirlo. E che libro era? La Divina Commedia. La Divina Commedia? Sì. Erbacco! Soldati non rischia mai, come alcuni suoi colleghi scrittori, di apparire pedante ed elitario, perché a salvarlo sono la sua curiosità e la sua ironia. L'ironia, per quanto mi riguarda, è un aspetto fondamentale quando si prova a fare la cosiddetta TV culturale. È fondamentale nel suo significato più profondo. L'ironia è innanzitutto una capacità di distaccarsi, di guardarsi da fuori. Ma questa, non so perché, ha qualche cosa di umano. L'ironia è un atto profondamente culturale perché aumenta la possibilità di aumenti i punti di vista con i quali guardiamo la realtà. Venga avanti. Fermo. Scusi, si affacci. Noi siamo dalla televisione. Oggi mi sono proposto di intervistare chi passava di qua e di chiedere perché passa di qua. Siamo in ritorno di un giro di nozze. Un viaggio di nozze in tre? No, lui l'abbiamo trovato lì a Roma e di conseguenza è il fratello di mia moglie. Esatto. No. E lei la moglie? E lei la moglie. Le tenete dietro? Vabbè. Ma è ingiusto. Le signore, avanti, cambiamo, abbia pazienza. Grazie, piacere. Allora, dove aumentano le prospettive, dove aumentano i punti di vista, lì c'è cultura. Tipo non è un linguaggio, è sempre un linguaggio misto, di diretta e invece... documentario, né un romanzo sceneggiato. Come potremmo definirlo? È uno spettacolo culturale che ripercorre criticamente e modernamente la vita... Frate Savonarola. È a Roma. Ora non si muoverà più di Firenze. Imprigionato. Morto. Il compito di portare in scena Michelangelo è affidato a Gianmaria Volonté e questa originale formula divulgativa si rivela efficace nell'avvicinare il pubblico televisivo all'arte
attraverso una partecipazione emotiva suscitata soprattutto docufilm della RAI sono solo una delle vie con cui affrontare il problema della divulgazione culturale. Negli anni 60, infatti, si fa strada l'idea che proprio la televisione possa essere il luogo privilegiato per un'opera di acculturazione su larga scala. Il suo essere un medium popolare e diretto la rende il terreno ideale per educare e istruire le masse. Roberto Rossellini, il padre del neorealismo italiano, nel 1962 inizia a immaginare una serie di film per la TV. Per la televisione fare film didattici, uso un termine che usava mio padre, per la diffusione della conoscenza, far sapere alla gente, migliorare il mondo. E uno strumento potente come la televisione avrebbe potuto farlo. Il progetto di Rossellini è mastodontico. Una storia dell'umanità dalle origini fino ai giorni nostri. Un'utopica enciclopedia audiovisiva della storia con cui sfruttare al massimo le possibilità del mezzo televisivo. Mio padre si era convinto che le immagini spiegavano più delle parole, cioè rimanevano più nell'anima di chi stava, di chi assisteva. Le 40 ore della TV rossellignana sono un compendio di visionarietà, un utopico progetto enciclopedico che si fonda sulla convinzione che il sapere possa essere rimesso in circolazione grazie a un mezzo apparentemente estraneo come la televisione. Tra il 1965 e il 1966 va in onda, sul secondo programma, il primo capitolo di questo enorme libro animato, L'età del ferro. I 5 episodi da un'ora, la cui regia è affidata a Renzo Rossellini, figlio di Roberto, raccontano l'evoluzione della società umana a partire dalle popolazioni preromane. La grandezza del progetto rosselliniano è testimoniata anche da uno spiegamento di uomini e mezzi senza precedenti. Mai una produzione destinata al piccolo schermo è stata così ricca e spettacolare. Quando lei ha scelto la linea storica nel cinema, quali sono state le motivazioni? Siccome io credo che bisogna capire le cose fino in fondo per poterci partecipare e non essere quindi coinvolti in qualunque avventura, credo che bisogna fare il grande sforzo di capire. E non c'è dubbio, cioè, si è sempre sentito dire che la storia è la maestra della vita, no? Quindi andiamo a vedere questa storia. Quindi andare a ricostituire, a rivedere, a ricostituire gli ambienti, a ricostituire i modi di sentire, quello che si credeva, quella che era la morale, quelli che erano gli atteggiamenti psicologici, permettono proprio di andare a riscoprire l'uomo, l'uomo nella sua storia, questa è la cosa che è importante. Il secondo ciclo di documentari è ancora più ambizioso del primo. La lotta dell'uomo per la sopravvivenza si propone di raccontare, in 12 puntate da un'ora l'una, i più importanti eventi della storia umana, dal Paleolitico fino ai giorni nostri. Le ricostruzioni nei film di Rossellini sono estremamente accurate. Vi è dietro un enorme lavoro di ricerca. L'enciclopedia televisiva non deve essere meno attendibile della sorella cartacea. Gli egiziani conoscevano la scrittura, quindi
ci hanno lasciato una messe di informazioni gigantesca, così che tutto quello che voi vedrete di adesso in poi, che riguarda questo periodo egiziano, è tutto quanto documentato, non c'è niente di inventato. Il loro modo di pensare, il loro modo di agire, i loro problemi morali nascono tutti da questi documenti. Noi non abbiamo fatto che sceneggiarli praticamente per offrirli in un modo più spettacolare possibile. Roberto Rossellini, con l'aiuto del figlio, porta avanti questo visionario progetto fino alla sua morte. La sua idea, la sua speranza, è che questa enciclopedia continui a vivere, continui ad arricchirsi di nuovi capitoli, fino a coprire tutto lo scibile umano. Mio padre avrebbe voluto, pensato e sognato che, mostrando questa nuova serie televisiva, nascesse la voglia anche ai giovani di mettersi a fare quel mestiere, in quel modo. Era un sogno che non si è realizzato, a parte io. Vabbè, ma io ero pure figlio di papà, quindi mi avrebbe tirato le orecchie se non avessi seguito la sua strada. Roberto Rossellini voleva fare didattica attraverso le immagini e in parte c'è riuscito, davvero con un coraggio che nessuno avrebbe potuto all'epoca immaginare. Negli anni 70 è ormai matura la convinzione che attraverso la televisione si possa far cultura e soprattutto è chiaro che proprio grazie al piccolo schermo si può raggiungere una platea vastissima. In questi anni la RAI trasmette molti programmi nei quali trovano spazio i più grandi intellettuali italiani. Tullio De Mauro, Umberto Eco, Enzo Siciliano. Leggendo i nomi degli autori di Parlare, Leggere, Scrivere, è più facile pensare di trovarsi in un senato accademico che in una redazione televisiva. Il melodramma nasce come esperienza aristocratica, ma si inserisce nel secolo scorso in quel fenomeno di democratizzazione culturale che aprì narrativa e teatro a tutti. Sempre libera de Gio, oppure Odo l'orma dei passi spietati, erano espressioni di una lingua pseudo-letteraria che stava alla lingua di Leopardi e di Manzoni come la lingua del teatro dei pupi sta alla lingua dell'Ariosto. Nonostante il passare degli anni e gli innumerevoli tentativi, il problema però sembra non essere superato. Gli intellettuali sono in grado di usare al meglio il mezzo televisivo? O rimarranno sempre inascoltati cantori della cultura che predicano dall'alto delle loro torri d'avorio? Autore di saggi critici tra i più penetranti di quanti siano stati scritti in questo secolo nella letteratura italiana, Giacomo De Benedetti è stato conosciuto dal pubblico più vasto attraverso i volumi che di lui sono stati pubblicati postumi, dopo la sua morte. È molto difficile oggi ricostruire quello che fu il colore e il calore di una certa stagione della cultura italiana, una stagione che io credo molto importante, una stagione torinese. Rievocare che cos'è stata la Torino di quegli anni, la Torino di Gramsci e di Gobetti, insomma. Questo ascoltare Enzo Siciliano e Natalino Sapegno che discettano di Giacomo De Benedetti è sicuramente appassionante per gli amanti della letteratura, ma difficilmente potrà incollare allo schermo le vaste platee televisive. Il rapporto tra la televisione e la cultura in un paese culturalmente povero come l'Italia è difficile. Io non credo che ci sia un rimedio a questo. C'è una scappatoia che si potrebbe usare, e cioè, ripetendo il celebre aforisma, che la cultura non è necessariamente rappresentata dai libri o dalla musica alta,
La cultura è il modo in cui un argomento viene presentato. Quella è la cultura. Chi percorre una strada del tutto originale, chi prova a tagliare il nodo gordiano che avvinghia televisione e cultura è Carmelo Bene. Bene sembra non preoccuparsi affatto che la propria arte possa spiazzare il pigro pubblico televisivo, che possa rimanere incompresa nei salotti italiani. Fuori dal cerchio, scelto l'amico destinato, lascia cadere un fiore per terra. Bene, quattro diversi modi di morire in versi. Questo è il titolo della trasposizione televisiva del suo spettacolo concerto Majakovskij, in onda sulla Seconda Rete nel gennaio del 1977. Han vinto i futuristi, il frac del vecchiume si è scucito punto per punto. Interpretato e diretto magistralmente da Carmelo Bene e firmato anche da Roberto Lerici, il ciclo propone alcune poesie di quattro tra i più famosi poeti russi degli anni venti: Bloch, Majakovskij, Yesenin e Pasternak. Io vado a bella posta, spettinato, col capo, come un lume a petrolio sulle spalle. Mi piace. Interpretata da Carmelo Bene, nel più coraggioso esempio di uso del primo piano nella storia della TV italiana, con un lungo monologo, ogni puntata è caratterizzata da un diverso stile di recitazione, con cadenze e ritmi differenti per ciascun poeta. In qualche luogo soltanto uno stupido piatto stridette. Cos'è? Com'è? Quando il bombardone dal muso di rame sudato gridò sciocca: piccolone, asciugati! È questo disprezzo per il pubblico o un atto di coraggio? Avere coraggio non significa affatto disprezzare il pubblico. Vogliamo vivere insieme. La fine degli anni 70 coincide con la nascita delle televisioni private. La diffusione delle TV commerciali cambia per sempre il panorama televisivo. Paradossalmente, il moltiplicarsi dell'offerta rende ancor più difficile per la cultura trovare spazio in televisione. La TV pedagogica ed educativa non può più contare sulla garanzia di visibilità data dal monopolio Rai. Ora più che mai, se si vuol fare divulgazione culturale, è necessario trovare il modo di utilizzare gli strumenti che offre il mezzo televisivo, il suo linguaggio e le sue potenzialità. Maestà, sacri maestà, Isabella di Castiglia, Ferdinando d'Aragona, io l'America non l'ho trovata. Ho navigato, l'ho cercata, ho navigato, sì, non l'ho trovata. Cosa devo fare? Devo continuare a cercarla? E se poi la trovo? E se non vi piace? Va bene, maestà. Riprenderò il mare. Riprenderò a cercare l'America. Questo, naturalmente, è uno scherzo. Io non sono Cristoforo Colombo. E Cristoforo Colombo non ha mai detto frasi di questo genere ai reali di Spagna. Nel campo dei programmi culturali, una novità la introdusse Beniamino Placido con le sue serate a soggetto. Me ne ricordo una, non mi ricordo a chi dedicata, nella quale compariva in una poltrona vecchio stile con un plaid sulle ginocchia, simulando il vecchio nonno saggio che insegna qualche cosa ai nipoti. Il primo e il 2 ottobre del 1860, l'esercito borbonico, 50.000 uomini, e quello garibaldino, 25.000, c'è un rapporto di 2-1, si affrontano
nella battaglia del Volturno. Finalmente una battaglia, voglio dire, finalmente si vedrà se Garibaldi ce la fa a dimostrare di essere anche uno stratega. Dal 1982 al 1985 Beniamino Placido propone al pubblico di Rai 1 6 appuntamenti in prima serata, uno dedicato all'America e gli altri 5 a grandi personaggi della storia o della cultura. Da Garibaldi a Marx, da Mussolini a Orwell, iniziando con Manzoni. Sapete quanti matrimoni si fanno nel nostro paese all'anno, al mese, alla settimana? Io non lo so, ma forse bisognerà informarsi. Comunque sono tutti matrimoni liberi, senza alcuna ombra di imposizione. Non c'è nessuno in Italia oggi che si sogni di impedire o di tentare di impedire un matrimonio. Eppure c'è stato un periodo della nostra storia quando su quel ramo del lago di Como... Rendere omaggio ad Alessandro Manzoni, parlare dei promessi sposi, suscitare interesse e attenzione, divertire, proporre una grande mobilità e varietà di punti di vista, affrontare problemi complessi e fondamentali, insomma, dire quelle cose in maniera che tutti o quasi intendano, per usare una frase del Manzoni, è opera altamente meritoria per un programma televisivo. Parleremo anche di Alessandro Manzoni nel secondo centenario della nascita, ma ne parleremo a modo nostro. Ne parleremo senza professori, non contro i professori, senza. Non contro, non ci permetteremmo mai. Come farà senza di noi a descrivere il sistema strutturale dei personaggi? Senza la semiotica. La semantica. Le macrostrutture. Le microstrutture. Placido riuscì a sfruttare il mezzo televisivo arricchendo il racconto verbale inevitabile con degli accorgimenti, degli inserimenti che faceva costruire da solo, d'accordo con la regia, delle situazioni visive che corredassero l'esposizione verbale. Lo scrittore italiano Leo Longanesi diceva ai suoi tempi che nella nostra bandiera c'è una scritta invisibile, il nostro motto nazionale, tengo una famiglia. Anche nella bandiera americana c'è una parola invisibile, ma se voi socchiudete gli occhi la potrete leggere, è la parola more, che significa più, di più. L'unica parola americana che è indispensabile conoscere per seguire questa trasmissione. More, di più. Beniamino Placido, con Serata Manzoni e con le altre serate tematiche, ha messo a punto uno stile di porgere la cultura in televisione che ha fatto indiscutibilmente scuola. Placido era uno dei pochi che poteva permettersi di conciliare la cultura e il successo di pubblico. Cultura e successo possono quindi convivere. Se Mario Soldati era riuscito a superare questa storica dicotomia con la sua curiosità e ironia, Beniamino Placido ci riesce con un'affabilità e una leggerezza che, pur non scadendo mai nella superficialità, rendono anche i temi più alti alla portata di tutti. Pochi anni dopo, una terza via viene percorsa per coniugare letteratura e intrattenimento. Questa volta la carta vincente sono il carisma e l'arte affabulatoria del conduttore. Uno che non c'entrava niente coi treni, ma c'entrava con le navi piuttosto, era Joseph Conrad. Alessandro Baricco, un giovane scrittore torinese, conduce le 10 puntate di Pickwick, del leggere e dello scrivere. E nella Rai 3 di Guglielmo convince il direttore a trasmettere il programma in prima serata. Avevo capito che Baricco era un personaggio che, non rammaricandoci, aveva lo stesso ascolto di chi l'ha visto. Ma le nostre trasmissioni erano un'altra cosa. Bentornati a Samarcand. Samarcand, chi l'ha visto, un giorno in pretura, profondo nord. Questa è la Rai 3 di Angelo Guglielmi, che vuole una televisione che faccia cultura, non che la ospiti. Il
Ma già una volta, 4 anni prima di Pickwick, il direttore si è dovuto piegare a produrre un programma squisitamente culturale. Babele, ideato e condotto da un volto amatissimo di quella Rai 3, Corrado Augias. Buonasera. Con tutti i libri e i film gialli dai quali siamo quotidianamente circondati, viene da farsi una domanda. Ma perché il delitto, cioè il delitto per antonomasia, l'omicidio, esercita una così forte attrazione su di noi? Che abbiamo a che fare noi persone per bene, voi e noi, acquattati qui nel cuore della notte a vedere un programma di libri, che abbiamo a che fare con il delitto e con l'omicidio? Io proposi a Guglielmi di parlare di libri sulla base di un semplice ragionamento. La televisione parla e deve parlare di tutto. Parla di guerre, parla di economia, parla di governo, parla di opposizione, del clima, delle notizie dal mondo. E perché non deve parlare di libri? La terza rete era niente cultura, niente film, niente romanzi sceneggiati, niente... E che cosa allora? Era un'altra cosa, era la televisione e la diretta, era la diretta. E la diretta significa mettere il paese su un palcoscenico e poi esplorarlo con tutti i linguaggi. Guglielmi fece una obiezione poi diventata a suo modo famosa, e cioè disse: i libri sono un linguaggio, la televisione è un linguaggio, i due linguaggi non vanno insieme. Questa era l'obiezione di fondo di Guglielmi. Il colpevole, eccolo qua, lo scimmione, il primo assassino ufficialmente catalogato nel Gotha degli assassini da giallo. La disputa con Guglielmi andò avanti, non fu semplice. Guglielmi è un uomo cocciuto, come avviene a tutti i grandi caratteri, e cocciuto nelle sue convinzioni. E la rubrica Babele proprio non la voleva fare. Allora io avevo un asso nella manica. Conducevo un programma di vastissima popolarità, uno dei primi grandi successi di Rai 3, che disse a Guglielmi: se tu non mi fai fare Babele, io non faccio più Telefono Giallo. Davanti a quel vile ricatto, Guglielmi cedette per un po' e mi fece fare anche Babele. Corrado Augias organizza in ogni puntata un piccolo salotto letterario. Come sono i rapporti mafia-politica? Chi ha bisogno di chi? La mafia dei politici o viceversa? O i politici della mafia? Ma è difficile dire dove comincia uno e finisce l'altro. Alla Torre di Babele, sempre presente come monito della possibile confusione dei linguaggi, Augias oppone un programma che con le sue conversazioni si sforza di risvegliare negli spettatori, ahimè, l'offuscato desiderio della letteratura. Il desiderio di letteratura e di cultura non sarà forse comune a tutti gli italiani, ma rimane una costante nel corso degli anni e la RAI ha sempre provato a rispondere a questa richiesta di una parte del suo pubblico. Ma oggi quella capacità di fare cultura, quella vocazione primigenia della televisione di Stato, può ancora trovare spazio, trovare pubblico? Per rispondere a questa domanda nasce nel 2014 Rai Cultura, erede di Rai Educational e del DSE, il Dipartimento Scuola Educazione. Rai Cultura è una struttura che racchiude 3 canali dedicati al sapere, Rai Scuola, Rai 5 e Rai Storia, e che con i suoi programmi continua quella missione iniziata dalla televisione italiana oltre 65 anni fa. Partiamo? Anduma pera. Anduma! Asti capitale di tutte le province! Capitale di Paolo Conte! Capitale della Magna Cauda! La cultura non è una materia circoscritta. La cultura non sono i libri, le mostre, gli eventi, la divulgazione, il ricordo del maestro Manzi.
romanzi. Sono queste cose, ma non è nemmeno un genere simile alla cronaca o allo sport. La cultura è un carattere delle cose, non una posa, non lo stato d'animo di chi si riempie la bocca con la parola cultura. Una struttura di programmazione come Rai Cultura, interamente dedicata alla cultura, ha il merito di offrire una linea editoriale, di confrontarsi con il linguaggio della televisione e soprattutto di porre l'accento anche su chi la recepisce e se ne appropria. Ed eccoci alla fine del nostro viaggio. Questo è lo scoglio di Quarto. Noi abbiamo constatato quanto cammino bisogna ancora percorrere perché il nostro popolo sia educato, come lo esige la sua civiltà antichissima e la sua tradizione. Può darsi che la nostra piccola diagnosi a proposito del libro e di quanto si legge in Italia ricordi la famosa frase di Massimo D'Azeglio. Adesso l'Italia è fatta, bisogna fare gli italiani.